Ragazzi, ribuongiorno da Santa Maria Nuova, nel mezzo delle colline marchigiane. Oggi con il mio allenatore scendiamo ad Ancona e per la prima volta proverò a nuotare in mare aperto nelle stesse condizioni dell'Ironman. Quindi andremo nell'Adriatico e indosserò sia il body che la muta. Cercheremo di simulare il più possibile quello che succederà alla mia gara. Ora, data l'occasione, facciamo lo zaino, così vi spiego anche tutta l'attrezzatura con cui inizierò il mio Ironman, strato per strato. Partendo da completamente nudo, prima cosa che mi metterò, fascia cardiaca di Garmin. Dopodiché, un po' di qualsiasi sostanza lubrificante, nel mio caso ho preso questa qui con cui mi trovo bene, in tutte le parti del corpo maggiormente esposte ad irritazione. Dopodiché andrò ad indossare il bellissimo body da triathlon di Swisside. Questo è fantastico, aerodinamico, bellissimo. Dovremmo fare un video soltanto su questo body perché hanno fatto una ricerca sopra devastante. Sopra il body avrò la mia muta di Sailfish. Poi come sempre, se dovesse interessarvi, io qui in descrizione vi lascio tutti i link delle cose che menziono e se li utilizzate supportate anche il canale, quindi grazie. Avrò i miei magnifici occhialini, in questo caso sempre degli occhialini di Sailfish. Voi utilizzate quelli che meglio pensate siano utili per voi. Sopra gli occhialini, specifico sopra, perché così non c'è il rischio che gli occhialini partano e voi vi troviate in mezzo all'acqua senza occhialini, non bello. Quindi sopra gli occhialini andrò a mettere la mia bella cuffia, ed in realtà la mia allenatrice mi ha consigliato anche di mettere due cuffie, quindi avrò la mia cuffia di Sailfish sempre, perché ho questa qui, in realtà è normalissimo lattice penso, e sopra questa cuffia avrò la cuffia dell'Ironman che tutti dobbiamo utilizzare durante la gara. Dopodiché, come ultima cosa, dato che sto facendo tutti i test sul polso sinistro, che adesso è da ricaricare, il mio bellissimo Apple Watch Ultra 2, e sul polso destro il mio Garmin Fenix 8, giusto perché li sto testando e facendo il confronto, andrò ad utilizzare entrambi durante questo Ironman e poi vediamo cosa viene fuori e che informazioni riusciamo a tirare fuori da ognuno di essi. Ma ora metto tutto dentro lo zaino e ci dirigiamo ad Ancona. Qua si sta proprio bene, tra l'altro oggi giornata ideale, 26 gradi, arietta, un dio. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. È già vestito da super capitano? Io per forza, io sono sempre avanti ragazzi. Guarda che fisico, importante. Insomma. Siete pronti ragazzi? Carico? Carichi? Il mare oggi dovrebbe essere bello incazzato. Perfetto. Ci divertiamo, dai. Io ho solo a che fare con robe arrabbiate. Bene. Hai preso tutto di? Spero di sì. Muta. Al massimo nudo. Senza occhialini. Senza occhialini e senza cuffia magari. No, no, dovrebbe esserci tutto. Il body oggi ti sentirai un supereroe. È vero, il body ce l'hai? Sì. Perfetto. Col body sei un supereroe? Sì, col body guadagni almeno 3 secondi ogni 100 metri. Perché? Per quale motivo? Perché ti senti supereroe. Ah, ok, ok. Vara le colline marchigiane. Oh, dove, che posticini si porti? Hai visto? Vedrai dove vi faccio mangiare. Ma quanto è bello lumare. Pensavo, viene incazzato comunque. Direttamente a Zanzibar. Sai che ho letto Candida all'inizio, non che... Arrivati. Il mare c'è, gli atleti ci sono. Ora ci cambiamo e prendiamo un po' di queste barrette energetiche con carbo tutta la vita. Poi abbiamo un'oretta di nuoto, la mia cosa preferita. Proviamo questo body. Minchia, che fisico, spaventoso. Visto? Sensazione con il body. Bello stretto, cazzo. L'effetto supereroe di cui parlavamo prima. Minchia, ho le palle in situazione problematica. Non so se ci sono ancora. Cazzarola, quanto stringe. Mettilo sul collo, domani ti faccio provare la fissa per il contiamo. Questo è antisfregamento, invece la crema fa sia l'antisfregamento ma anche tipo cuscinetto. Minchia quanto fa caldo. Con il body comunque ci sto perfetto dentro qua. Va su bene. Estamos. E adesso si va dentro. Guardate quanto cazzo sono già sudato. Questo qui lo lascio qua. Mettiamo tutti i tracker e poi vediamo le sensazioni. Sarà da far fatica. Cuffietto, occhialini e si va. Allora, fatta questa prima nuotata, coach. È andata. Eccolo qui, coach. Eccoci. I primi 300 metri non si capiva un cazzo. Cioè, proprio mi sono buttato e neanche ansia. Cioè, nuotavo ma avevo la sensazione di non muovermi. Due bracciate, guardavo su e mi fermavo perché dicevo, ok, cazzo. Ma mi sto muovendo o non mi sto muovendo? Poi ci siamo fermati, abbiamo sistemato un po' i punti di riferimento. Abbiamo e mi ha ragionata. Detto, segui lui, segui quella casa e fregatene se ti stai muovendo o meno, non pensarci. Punta solo alla casa che prima o poi ci arrivi. E da lì in poi l'abbiamo sistemata. Sì, dai, sereno fino però alla fine. Però all'inizio, cioè all'inizio non capivo un cazzo. Cioè proprio se non avessi fatto questa prova mi sarei trovato, boh, cioè parti e... Ma neanche ansia, nervoso perché zio
ti muovi ma non ti muovi. Ma e tu la prima esperienza in acqua cosa, che sensazioni avevi? Ma io sono nato in una località di mare, quindi per, cioè, non ho mai avuto per fortuna questi problemi. Questa per te era la prima in mare? No, vabbè, ho nuotato in mare ma mai per nuotare effettivamente, cioè sempre tra amici per fare gli ebeti. Diciamo la prima nuotata della preparazione in mare sarebbe? Sì. A una settimana all'Ironman. Sì. Ok. Cioè, non bene. Poteva andare meglio ma anche peggio. Okay. Quindi dai, l'importante è aver inquadrato le varie problematiche, aver individuato la giusta tattica, strategia, sì, punti di riferimento. Poi comunque avremo anche domani, dopodomani, tutti i giorni in acqua per perfezionare, per prendere ancora più dimestichezza con tutte queste dinamiche. E poi andiamo in gara, dai. Ma è come mare, più o meno troveremo questo? Più o meno è questo, sì. A Cervia la mattina si parte presto, perciò è solitamente completamente piatto, completamente flat, e quindi non si ha una grande corrente, magari verso il finale della frazione nuoto, ma incide poco, e le condizioni saranno più o meno queste, anche a livello di visibilità, quindi okay. È stato un test valido, secondo me, in tutto e per tutto. Però non si vede niente. Cioè. Non si vede niente. Okay. Non si vede nulla, quello è scontato. Ma quello non è neanche un problema, cioè il mio problema all'inizio era proprio dove cazzo sto andando, mi sto muovendo e mi veniva il nervoso perché non capivo. Ogni volta che alzavo la testa per capire dove ero mi rendevo conto che stavo nuotando a zig zag. Sì, è normale, cioè. È una nuotata in mare, per te era la prima nuotata seria in mare, ci sono le onde, non ci sono punti di riferimento, è tutto nuovo e sei disorientato. Okay. Primis perché è una prima esperienza e poi proprio perché il mare ti porta a queste dinamiche, quindi tutto regolare, ma l'importante, ripeto, è trovare la giusta strategia. Ok. Non c'è mai una soluzione identica buona per tutti, troviamo la nostra e portiamo avanti qui. Facciamo tutto il resto. Dai, ci cambiamo per la corsa. Andiamo a correre. Lo ripeto, andavi velocissimo, Riccardo. Ma che cazzo dici? Andavo a zig zag. Me ne sono accorto, a un certo punto quando abbiamo tirato il dito fuori sì, continuava a venirti addosso. Sì, sì, sì. Gellino prima di correre. Guarda che benessere col tramonto, come vanno questi atleti. Vai capitano. Che figata. Che figata. È lei che fa il ritmo, noi dobbiamo stare zitti. Oh, comunque oggi tutti sorridenti, felici. Oggi. Vediamo tra una settimana. Devo dire che il lungomare marchigiano al tramonto non scherza. Se non ci fosse tipo il treno esattamente in spiaggia. E anche i 5 km di corsetta sono andati. Cochino, come chiuderli meglio? Cochino, guarda che felice che è l'uomo, perché andiamo a cena adesso noi. Quanti battiti? 43 mentre corravamo. Da morto. Lui 120, noi 150. Stavi correndo? Sì, certo. Andavamo tranquilli, passo blando, leggero. Sì, tipo, ragazzi, i cuori sono diversi. Io poi sono molto più vecchio, quindi i miei battiti sono più bassi. Proprio sei improncito alla morte. Ma hanno messo il Garmin per fare il tiro. Ma non c'è il trucco. C'è il trucco. Lui sa fare, sa come si fa. C'è il trucco. Lui è tipo Gesù Cristo che taglia il mare e stringe le distanze. Comunque, ragazzi, Body e Muta, tanta roba.